Salve a tutti da Vito Panzella. Perché il cavalluccio marino, l'ippocampo, è il simbolo della Salernitana? Lo scopriremo in questo video. Saluti dal Vestuti. La Salernitana venne fondata nel 1919. Da allora è una delle tifoserie più calorose del panorama calcistico europeo. Nella stagione 1946-47 vinse il campionato di Serie B e approdò in Serie A per la prima volta nella sua storia. Fu in questa occasione che arrivò il tanto amato ippocampo. Si fece notare al presidente Mattioli come la Salernitana non avesse alcun emblema a rappresentarla. Il patron Granata affidò l'incarico al pittore professor Gabriele Dalma. Un giorno il pittore, mentre passeggiava per la spiaggia di Santa Teresa, cuore di Salerno, notò un ippocampo che, imprigionato nella rete di un pescatore, continuava a dimenarsi indomito alla ricerca della posizione eretta. Da qui l'idea: il cavalluccio marino sarebbe stato il simbolo Granata, e così fu, indomito come la Salernitana e i tifosi Granata. Nel 1986 si decise di commercializzare il brand e a Dallas il grafico Jack Lever fece un capolavoro. Ne venne fuori l'amato cavalluccio marino, bagnato dalle onde marine e sormontato da 5 bastioni rievocanti le fortificazioni longobarde e normanne, con alla destra una piccola stella con 8 punte, a ricordare il follaro, antica moneta della zecca di Salerno.